Siamo con Giovanni Padovani. Giovanni, allora, è un mesetto che sei qui all'Argentina, facciamo un bilancio di questi primi 30 giorni. Ma no, mi sto trovando molto bene, sono felice di essere qua. Ho sposato il progetto che per noi è quello della salvezza con grande serenità e speriamo di raggiungere l'obiettivo. Ci stiamo impegnando ogni giorno quotidianamente per raggiungere lo scopo. Ho visto che la partita scorsa in casa col Ponsacco eri assente, quali sono i motivi? Ma la scorsa partita ero assente perché ho avuto un fastidio muscolare e perciò non sono potuto essere con la squadra, però ho ripreso bene e adesso sono a disposizione del mister. Domani partita importantissima contro il Savona, un Savona che tra l'altro ha anche, diciamo, in crisi di risultati, potrebbe essere anche la partita della svolta. Sì, sicuramente può essere la partita della svolta. Noi devo dire che ci siamo preparati molto molto bene, sia nel richiamo alla preparazione del periodo natalizio e anche adesso stiamo lavorando bene. Sicuramente può essere la partita della svolta, per noi però è anche un esame di maturità e dobbiamo farci trovare pronti, non dobbiamo steccare questo tipo di partite perché sono le nostre partite. Quali sono gli ingredienti per cercare di centrare una salvezza che sarebbe miracolosa? Perché ad oggi veramente pensare a un'Argentina salva a fine stagione sembra quasi utopia. Cos'è secondo te che serve, Giovanni? Ma sicuramente serve un gruppo importante, un gruppo molto unito, ma sotto quel punto di vista non abbiamo problemi e poi dobbiamo soltanto continuare a lavorare, impegnarci al massimo come stiamo facendo, seguendo il mister Casu, che è un allenatore bravissimo e molto preparato per la categoria e noi siamo tutti con lui. Grazie Giovanni e in bocca al lupo per domani. Grazie, ciao, Grazie. crepi.